Esto lo hago mi familia. Così che sono arrivato fin qui. Ma qui dove esattamente? E chi sei tu? Cosa sai dell'esercito di Re Salomone? Io sono Razia, regina dei mari, guardiana delle acque e alleata di Re Salomone in persona. L'ho aiutato io a imprigionare l'esercito. Ma tutto questo è accaduto più di 1000 anni fa. Com'è possibile che... Io sono un djinn. La nostra vita è più lunga di quella degli uomini. Non dimentichiamo così in fretta le cose importanti. Hai idea di cosa ha scatenato tuo fratello? Quell'esercito non era agli ordini di Re Salomone. Era stato mandato per distruggerlo. L'esercito è composto della sabbia del deserto stesso. È come un morbo. Più sabbia tocca nella sua marcia, più soldati vengono generati. Se non riuscirai a fermarlo in fretta, seppellirà il mondo. E come posso impedirlo? Hai ancora la metà del sigillo che hai raccolto? Certo. Bene, hai in sé una potente magia. Da sola ti aiuterà contro l'esercito. Se riuscirai a unire le due parti, potrai imprigionarlo di nuovo. Devi trovare l'altra metà del sigillo e riunirla a questa. Ce l'ha ancora Malik. Allora devi trovarlo e alla svelta. Io ti assisterò con la magia dei djinn. Beu o Jata Kosvali Zamana dei djinn. Che cosa hai fatto? Se desideri fermare l'esercito, ti occorre più tempo. Io te l'ho concesso. Tempo? E un ultimo avvertimento. L'esercito è guidato da Ratash, uno degli Ifrit. Di certo starà cercando il medaglione. Se lo incontri, non provare ad affrontarlo. Non hai alcuna speranza contro di lui. Lo terrò presente, allora. Vai. Non ci sarà speranza per questo regno se non ricomporrai il sigillo. Perché ho la sensazione che non sarà facile come sembra. Essere questo che intendeva con più tempo. Sono questi i poteri dei djinn. Sono le scuderie. Da qui potrò raggiungere la fortezza. Perché questo silenzio? Non sento più il clamore di vita.
almeno per una volta gradirei delle difese che ostacolassero i nemici. Risolvere la situazione basti solo riunire le metà del medaglione. Chissà se Malik mi ha aspettato. Di certo avrà un piano migliore del mio. Ho già dovuto incontrare dei soldati. Dove sono tutti? Eccoti qua. Dopo che la stanza è crollata, tu stai bene? Sì! Dobbiamo fermare le creature sfuggite al sigillo. Si stanno dirigendo alla fortezza. Se riuscissi a chiudere le porte, potrei impedire che si spargano per le campagne. A quel punto dovrai solo trovare un modo per imprigionarle di nuovo. Io so come fare! Ho con me l'altra metà del tuo medaglione. Ricomponendo i due pezzi, l'esercito verrà imprigionato di nuovo. E tu come lo sai? È una storia lunga, ma credo che funzionerà. Queste creature stanno trasformando i miei uomini in statue. Credo che siano i pezzi del medaglione a proteggerci. Privandoti della tua metà saresti in pericolo. Se davvero dobbiamo ricomporre i pezzi, voglio che tu mi stia vicino. Troviamoci alle porte. Ma fai attenzione. Ho attivato il sistema di difesa del palazzo. Ci sono trappole dappertutto. L'ho notato.
Questi ingranaggi attivano le difese del palazzo. Sembrano più pericolosi delle trappole. Dubito che mio padre pensasse a questo mandandoti qui. Vai da Malik, ti insegnerà a guidare un esercito. Direi che piuttosto mi insegna a giocare a nascondino per il palazzo. Mi ha addirittura preso a pecciare. Beh, uno dei suoi soldati. In ogni caso è una violazione del protocollo. E com'è che in queste situazioni finisco sempre col prendere ordini da una donna? Prima para e ora lei. Thank you.
creatura di cui mi parlava Razia. Cosa sta facendo? Passando Soleiman rapida con i Novokoshi. Ha ragione. L'esercito diventa più forte. Non ci sono statue nel cortile. Gli invasori saranno fuggiti alla vista di quelle creature di sabbia. Non posso biasimarle. Ah!
Bene, sei qui. C'è un bel manipolo di soldati di sabbia in arrivo. Cercherò di rallentarli, così avrai il tempo di chiudere le porte. D'accordo. Come devo fare? Cosa vuoi che ne sappia io? Sei di grande aiuto. Credo che le leve dietro di te blocchino il meccanismo. Se riesci a sbloccarlo, sarai in grado di sollevare il ponte. Sono riusciti a entrare. Fallo funzionare più in fretta che puoi. Tirati in trappola, li ho seppelliti di sassi, ne ho uccisi a centinaia e ne arrivano ancora. Mano a mano che muoiono mi sembra di diventare sempre più potente. Ti serve aiuto? No. Allora, come sta andando con i cancelli? Ho sbloccato i meccanismi. Molto bene, l'esercito ormai è vicino. Ci penso io a rallentarli. Che l'esercito lo influenzi in qualche modo. Infatti dice che lo rende più forte. C'è decisamente qualcosa che non va. Sono riusciti a entrare. E hai chiuso le porte. Ho fatto il possibile. Dovrà bastare. Avanti. Malik! Questo li dovrebbe trattenere, ma a quanto pare siamo divisi di nuovo. Dobbiamo ricomporre subito il medaglione. Aspettami lì, ti raggiungo. Che fretta c'è? L'esercito è in trappola. Potrei ucciderli uno ad uno, assorbirne la forza. Cosa stai dicendo? Questo esercito ha tolto la vita al tuo popolo.
E tu non lo fermi perché vuoi diventare più forte! Dobbiamo farla finita, subito! Lanciami il medaglione! Lanciami tu la tua metà! Se non ti importa del potere, lascia che sia io a riunirlo! Proprio come immaginavo. Asia aveva ragione. Devo rimettere insieme i pezzi del medaglione. Mi spiegherà che succede.